Ciao a tutti ragazzi, ok, dopo aver fatto sta stronzata, questo è il mio elmo da cavaliere nero, vi do il benvenuto in un nuovo vlog sul tabacco. Visto che ieri ho fatto un video sul Maryland della tabaccheria e l'ho fatto per dare qualche mia impressione, mi sono sentito un po' una merda perché ero completamente ignorante dell'argomento Maryland. Ho deciso oggi di sommare tutta la mia scaletta su quali tabacchi avrei fatto e quali non avrei fatto e andare direttamente al Maryland. Vi voglio parlare di questo tabacco perché appunto ieri mi sono sentito un po' stupido a essere completamente ignorante dell'argomento e quindi voglio riparare un pochino. Iniziamo col dire che questo tabacco è un tabacco light air cured, ossia curato ad aria in maniera lieve. Si produce principalmente nello stato del Maryland, di certo non lo fanno a Caltanissetta, però c'è da dire che in quantità minore viene prodotto anche in Sudafrica, in Cina, in Giappone e anche da noi in Italia, quindi capace che magari a Caltanissetta qualcuno una piantina ce l'ha, manco fosse erba. Vabbè, la pianta è alta circa 1,80 m e le foglie variano tra le 18 e le 20, mentre tra le 30 e le 35 per gli ibridi. Apro una piccola parentesi storica, diciamo. In Italia è stata iniziata la coltivazione di questo tabacco nel 1893 ed è stato ibridato con il tabacco orientale Erzegovina. Questa tipologia di tabacco, comunque di pianta di tabacco, è povero di resine e produce dei fiori rosa più o meno intensi in base al clima. La simile all'inizio della primavera, mentre il terreno viene preparato in autunno e si procede utilizzando una concimazione minerale e facendo varie lavorazioni al terreno in superficie, perché questo tipo di tabacco predilige terreni molto sabbiosi, profondi e freschi, quindi va abbastanza curato, non è un butto il seme e cresce la pianta. Detto questo, il Maryland è un tipo di tabacco a maturazione fogliare tardiva. Quindi diviene maturo dopo 2 settimane dalla cimatura, viene lasciato nei campi e si attende che la foglia maturi e niente. Sì, deve appassire, diciamo, ho letto l'appuntino come al solito, deve appassire nei campi e una volta che la foglia è appassita, viene trasportata in appositi locali, semplicemente coperti con materiale opaco per ripararlo dai venti. Questi ambienti hanno delle aperture regolabili che si utilizzano per mantenere una temperatura e un'umidità ottimale che può essere, cioè che, non che può essere, che deve essere superiore ai 16 gradi e non inferiore al 70% di umidità. La cura dura tra i 20 e i 40 giorni in base al clima di dove viene prodotto, alla corona fogliare come esce fuori, alla maturazione delle foglie. Detto questo, il Maryland è un tabacco con un basso contenuto di nicotina e si utilizza principalmente nelle miscele americane delle sigarette e nei trinciati dolci da pipa. Che altro dire sul Maryland? È un tabacco molto particolare. E si viene utilizzato spesso anche insieme al barley e serve soprattutto come riempitivo. Non c'è molto altro da dire su questo tabacco. Come vi ho detto ieri nel video, a me non mi ha fatto impazzire l'estratto, però è sicuramente buono per chi cerca qualcosa di leggero e dolce con una punta acidula. Io sinceramente che preferisco i Fire, non mi ci sono trovato benissimo, però è sicuramente un ottimo tabacco da inserire in un mix. Io già sto pensando a qualcosa con Kentucky e Barley, ma vedremo più avanti, devo fare un po' di prove perché può essere che sta di nemerita stronzata. Con questo ragazzi, per oggi è tutto, abbiamo fatto questo video, è stato anche abbastanza breve perché sono circa 5 minuti. Come dico sempre, se vi è piaciuto il video, bene, se non vi è piaciuto, sti cazzi. E mettete un like, condividete il video, i miei video, e scrivete che sono un coglione sotto, così si fanno due risate come al solito. Iscrivetevi al canale e
faccio un saluto a tutti e soprattutto oggi saluto Antonio. Visto, ieri ti ho fatto il video su quello che ho pensato del Maryland e oggi ti spiego che è il Maryland. Quindi, becca. Un saluto a tutti.